Un presidio davanti il Palazzo del Governo a Pescara a difesa della completezza e correttezza dell'informazione, nonché a garanzia di imputato e indagato. A fare gli onori di casa il segretario del sindacato giornalista abruzzese Ezio Cerasi. L'incontro era aperto anche alle altre sigle sindacali e alle varie associazioni. Dito puntato contro l'emendamento Costa, che se, come sembra, sarà approvato anche in Senato, modificherà l'articolo 114 del Codice di Procedura Penale, rendendo non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare fino al termine delle indagini preliminari, ovvero all'udienza preliminare. Si tratta dell'ennesimo tentativo di riforma che di fatto limita non solo il diritto dovere di cronaca dei giornalisti, ma anche e soprattutto il diritto dei cittadini ad essere informati. Presente alla manifestazione anche la segretaria generale Alessandra Costante. Segretaria Costante, perché si restringe il confine del diritto dovere di cronaca con questo emendamento? Perché i giornalisti non possono più pubblicare estratti delle ordinanze cautelari, il che significa che si devono affidare a riassunti, alle parole di terzi, per dare delle notizie invece che dovrebbero essere certe, vere, verificate, quelle che sono quelle che provengono da una fonte terza come quella dell'ordinanza cautelare. È una questione che riguarda direttamente la dignità della professione, della nostra professione, del lavoro del giornalista. E ancora, ci sono due disegni di legge di Forza Italia che colpiscono pesantemente chi fa informazione. Che vogliono aggravare le sanzioni a carico dei giornalisti, arrivando uno a proporre anche, mi viene da sorridere, scusate, 5 anni di carcere in caso di pubblicazione dell'ordinanza cautelare. Come sindacato siete disposti ad andare fino a che punto? Noi l'abbiamo detto in giunta, ci stiamo mobilitando, uniamo questa mobilitazione contro i bavagli, contro la censura, ad una mobilitazione per la dignità della professione, quindi il rinnovo contrattuale, la possibilità per i giornalisti di fare bene il loro lavoro, cancellare l'obbrobrio dei collaboratori coordinati continuativi a pochi euro al pezzo, che sono la nostra schiavitù, e per tutto questo noi siamo decisi ad andare anche allo sciopero generale.